scocca lentamente. Coraggio Maria, siamo arrivati. Ecco la Betlemme, ornata di trofei. Potremmo dormire in quell'osteria, perché io sono stanchissimo e anche tu sei molto stanco. Oste del caval grigio, avete un po' di posto per me e per Giuseppe? Mi dispiace, signori, è una notte speciale. I forestieri sono tanti e le stanze sono tutte piene. Il campanile scocca lentamente le 7. Oste del Moro, avete un po' di posto per noi? Mia moglie non regge più ed io sono distrutto. Mi dispiace, ma l'albergo è tutto pieno. Ho perfino gente sui soppalchi e sui ballatoi. Tentate al Cervo Bianco, quell'osteria più sotto. Cervo Bianco, avete almeno un sottoscala per noi? Non ci mandate altrove. Ma stiamo aspettando tutti la cometa. Ho l'albergo pieno. Astronomi! Venuti da ogni dove. Mi dispiace. Mi dispiace. Il campanile scocca lentamente le 9. Oh,
scendi. Sì? Possessa dei tenerli, abbiate compassione di una povera donna. Pensate quanta strada ho fatto in questo stato. Ma non posso, ho gente fin sui tetti. Attendono la stella. Sono negromanti, magi persiani, egizi, greci. Il campanile scocca lentamente le 10. Un poco di paglia per letto,
per 4.000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore. La notte che già si buia risplende il nastro divino. È nato il sovrano bambino. È nato. Alleluia, alleluia. Cristo è nato. Thank you.
bisogna fare i complimenti a questo delizioso bambinello. Tutti gli altri che sono stati bravissimi, considerando anche il tempo ristretto nel quale si sono preparati. Noi vi invitiamo adesso a seguire il coro di Luci Bianche, il coro polifonico giovanile Cappella Ars Musicalis di San Vito, che presentano un concerto di Natale diretto dal maestro. È molto importante raccogliere i generi alimentari per le necessità dei poveri e dei bisognosi. È un rinfresco nel salone, lo facciamo per dare onore e un piccolo Alberto De Santis. C'è il coro delle voci bianche, il coro polifonico, al pianoforte Alberto Bucco e il soprano solista Claudia Bucco. Francesco Semir, ma ciò che è veramente necessario alle persone che sono bisognose, che mancano del necessario, che vengono quasi quotidianamente in parrocchia a bussare. Allora noi non vogliamo essere, che è stato l'ultimo battezzato, Francesco, e insieme alla mamma Rossella e al papà Fabrizio di Contrada Valleò, insieme anche alla sorellina Alice. Ciao Alice. Nei nostri ringraziamenti vanno anche a Giuseppe e Maria, giovani, molto giovani, Serena e Riccardo. Ai vari osti e a tutti i pastori e anche all'agnellino che è tanto, tanto bello, tanto carino. Ecco. Come? Va bene. Allora adesso siete invitati a rimanere per ascoltare l'esibizione del doppio coro di voci bianche di giovani di San Vito, che proporranno un repertorio prettamente natalizio. E dopo il concerto siete invitati nel salone parrocchiale. Questa è la settima edizione di questa manifestazione in cammino con Maria e Giuseppe. Sono 7 anni dal 2006 che a dicembre o a gennaio, inizio gennaio, proponiamo questa iniziativa, questa manifestazione per un obiettivo, un segno di gratitudine ai personaggi, ai collaboratori e anche agli ospiti che rallegrano, che arricchiscono la rappresentazione con il canto e poi propongono il concerto. Tutto ciò che viene utilizzato per il ritreso assolutamente da ciò che viene donato per i poveri. Questo sia non chiaro ma chiarissimo e lo ribadisco per l'ennesima volta, come anche il rinfresco di quest'anno, non per fare polemiche,
ma per chiarire bene le cose, non viene fatto per festeggiare Don Gennaro che è guarito, anche perché non è proprio del tutto guarito, ma perché lo facciamo ogni anno e questo è il settimo anno. Fuori facciamo via la crisi del settimo anno e cerchiamo di mantenere ogni anno questo appuntamento natalizio per organizzare, promuovere e sensibilizzare il cuore di tutti ad offrire a Gesù bambino non oro e incenso come gli ossi cattivi più o meno, non quelli di questa sera, che di 2000 anni fa che rifiutarono di ospitare Maria e Giuseppe e il bambino che stava per nascere. Vogliamo essere delle persone accoglienti che vogliono donare quanto ricevono dalla generosità di tutti voi. Grazie, grazie, grazie. E ora la foto di gruppo, la foto di gruppo, così per un ricordo di questa bella, di questo bello appuntamento. Come avevo detto prima, dopo la cerimonia che ha avuto prima la chiesa, la rappresentazione della Natività, adesso c'è un rinfresco con dolci tipici locali. È giusto, signora? Sì. Chi l'ha preparato? Un po' tutte le donne. Tutte le donne, tutte le signore. Tutte le signore, chi le ha offerto? Chi mamma mia, quanta buona roba, guardate un c'è po'. C'è tantissima buona roba. Guardate c'è un po'. C'è stata tantissima.